Devo scrivere qualcosa, qualcosa che riesca a impressionare, qualcosa che possa piacere, qualcosa che possa risultare spaventoso, inquietante, al punto da tenere il lettore appiccicato allo schermo, anche se in cuor suo vorrebbe smettere di leggere, ma non può. Ormai è stato preso, è stato catturato dalla magnificenza di quell'insieme di parole, da quella tempesta di emozioni, da tutta quella violenza, da tutta quella sofferenza. Violenza e sofferenza, parole che la maggior parte delle persone pronuncia quasi con ribrezzo, ma da cui tutti sono attratti e non lo si può nascondere. Come quando un bambino, tra le urla per ricevere aiuto da parte dei genitori, anche nascondendosi dietro le sue piccole mani, separa le dita per vedere quel film horror che ha per sbaglio selezionato e che non sa come togliere. Quando leggi un libro e ad un certo punto inizia una scena di tortura, è descritta alla perfezione, un perfetto equilibrio di deliri del carnefice, pensieri della povera agonizzante vittima, descrizioni di come il primo, lentamente, toglie la vita e regala la libertà al secondo. Vorresti smettere di leggere, ma non ci riesci, sei stato catturato da quella scena, ne sei attratto e speri che duri in eterno. Potrei dire che non è vero, che non sei così, che non sei quel tipo di persona. Certo, puoi mentire a chiunque, ma non a te stesso. L'attrazione verso la violenza e la sofferenza altrui è impressa nell'animo di ogni persona e non puoi provare ad eliminarla. È un sentimento primordiale, come la paura. Sì, la paura. La paura che ciò che stai leggendo possa accadere a te. È questo che causa il ribrezzo nel pronunciare quelle parole? Non lo sa nessuno, e nessuno potrà mai saperlo. Ma adesso, sai che non ti dispiacerebbe immaginare scene come tu, legato, appeso ad un palo, una figura si avvicina, testa china, si avvicina ancora, alza la testa, senti il suo respiro sul collo, l'alza ancora, ti fissa negli occhi, sì, gli occhi, quelli che ti sta strappando con le sue stesse mani, urli, anche sapendo che è inutile, che nessuno verrà a salvarti. Il tuo nuovo amico è finalmente riuscito a destare il primo occhio, prima di passare al secondo, ti mostra per bene la sua mostruosa bocca, con i suoi affilati denti, che divora il tuo occhio, vorresti morire, subito, ma mi spiace, sei sfortunato, quella cosa strappa anche l'altro occhio, inizia poi con i denti, infilandoli mano a mano, uno ad uno, nella tua gola, una volta finito, passa la lingua, con un colpo secco, la stacca, il sangue riempie la tua bocca, alcuni zampilli escono addirittura fuori e diventano bevanda del mostro, poi una pausa, pensi che sia tutto finito, che tu sia finalmente morto, ma senti caldo, molto caldo. Strano, hai sempre sentito dire che quando si sta per morire si ha molto freddo. Invece tu hai caldo, inizi a sentirti strano, ma finalmente capisci. Il tuo amichetto ti ha dato fuoco, ed è lì di fronte a te, che ti osserva, ride, ride fragorosamente, in attesa che il suo spuntino sia pronto. E in tutto questo, anche controvoglia, ti sei aggrappato alla vita. Non perché non volessi morire, ma perché eri curioso di sapere cosa sarebbe successo dopo, cosa avresti dovuto subire. Ti rendi conto anche di questo e ti lasci andare, lasci che la morte tocchi il tuo ormai inerme corpo e che prenda la tua anima soddisfatta, soddisfatta di tutta quella sofferenza. Bene, dopo aver letto tutto questo, aver immaginato tutta la scena, aver provato a sentire tutto il dolore realmente, aspetta, lo so, stai pensando che non l'hai fatto, non sei quel tipo di persona, non sei pazzo. Beh, caro mio, come ti ho già detto, puoi mentire a chiunque, ma non a te stesso. Ok, ti lascio andare. Credo di averti infastidito abbastanza con i miei deliri, come li stai chiamando tu. Ma aspetta, perché stai tornando alla scena di tortura?